ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi vi mostrerò in poche parole i cambiamenti che ci sono stati nella mia cameretta. Ovviamente per vedere i cambiamenti ci deve essere un confronto con qualcosa. Quindi ragazzi, in descrizione vi lascio il vlog che dovrebbe essere quello dei 40.000 iscritti, appunto, in cui ho fatto una scena, non mi ricordo il minuto, ma magari ve lo scrivo anche pure in descrizione. Ho fatto vedere, diciamo, la cameretta, già che me l'avete chiesto in tantissimi. E ora, a distanza di mesi e mesi, non so quanti mesi, finalmente l'ho finita. Ho messo appunto una foto su Instagram, trovate anche quello di quello lì, il link in descrizione. E in molti mi avete chiesto appunto il video, quindi ragazzi, eccolo qui. Ora vi prendo e vi faccio vedere tutto. Ovviamente ragazzi, non vi posso far vedere tutta la stanza per la solita storia che da quella parte lì praticamente non è proprio la mia camera, perché è condivisa appunto con mia sorella. Quindi farò vedere soltanto la mia parte, molto Tamara devo dire. Quindi andiamola a vedere. Tanto spero di non aver tipo tappato il microfono, però dettagli. Allora, cominciamo da... ragazzi, scusatemi, il letto sfatto, ma tanto ci devo dormire, quindi non ha senso rifarlo, cioè la regola la sappiamo tutti. Qua c'è un ventilatore che ovviamente può accompagnare solo perché è distrutto, quindi può solo accompagnare. Ragazzi, ultimo acquisto, volante, è quello che avete visto anche nel video in cui appunto guidavo la macchina, mi schiantavo con la macchina. E vi faccio subito vedere qua cosa è cambiato, perché ragazzi, qui è cambiato tutto. Allora, c'è un mega schermo laggiù che non riesco nemmeno a farvelo vedere praticamente. Io col mouse che tipo bam, dove non riesco a inquadrarlo al contrario così, sbam, mouse, tamarissimo Razer. Ovviamente ragazzi, tutto il full set Razer dovrebbe essere, perché guardate, tastiera che è quella lì che cambia tutti i colori. Anzi, ve la faccio vedere perché è parecchio tamarra questa qui. Allora, dovrei tipo andare qua nelle impostazioni del programma Razer, aprire, ok, la tastiera è qua, le luci, e invece di custom, come vedete questa qui è una illuminazione custom, metto onde ed è tipo una cosa, oh mio Dio, è tamarrissima. Da lontano rende un pochettino di più, soprattutto dalla telecamera rende un po' meno, però è sempre tamarro, fidatevi. Comunque a me piace custom perché io voglio i colori così. Ok, questo si può levare. Sì, qua ci sono aperti i file di editing, ragazzi, perché devo partire per Roma, perché c'è Romix, quindi tipo qua c'è il computer che sta facendo tutto. Comunque, vabbè, lo stereo è sempre il classico. Qua, ragazzi, ovviamente ho chiamato scrivania, perché nell'ultimo video, ragazzi, questa scrivania qui non c'era, e ovviamente c'è la tamarrata. Telecomandino tattico con tutti i colori che non mette a fuoco, perché non me lo vuoi mettere? Vabbè, comunque, si vedono i colori, perfetto. Tipo, mettiamo... boh, a me piace... non è che mi piace il viola, però tipo, il viola fa parecchio tamarro, non so il perché, ma secondo me fa parecchio tamarro, quindi però cavolo, dalla fotocamera sembra blu, ragazzi, questo è blu, ok, vabbè, mettiamolo così. Comunque, tralasciando questo, scrivania molto più grossa rispetto a prima, ve la faccio vedere se volete fare il confronto con l'altro video. Le classiche casse. Qua ci ho messo la PlayStation 4, che praticamente ho comprato questo monitor che sta attaccato lì con delle strane tecnologie, ma in verità c'è tipo un braccino impiantato sul muro, che appunto l'avevo preso soltanto per la PlayStation. Però siccome recentemente, ragazzi, ho cambiato scheda grafica, ci ho messo la 1060, la GTX 1060 nel mio computer, che non si vede, però forse riesco a farvi vedere qualcosa qua dietro, perché è trasparente, non si vede nulla. No, che si vede che c'è il vetrino, però ragazzi non si vede assolutamente nulla. E comunque vabbè, ragazzi, per quelli che mi chiedono sempre le specifiche del mio computer, le trovate nella descrizione del canale, lì ci trovate tutto. Poster tattico, che sembra, oh mio Dio, il poster è fighissimo. No ragazzi, l'ho comprato perché praticamente lì c'era il vecchio televisore e c'erano rimasti 6 buchi nel muro, e per tappare i buchi ovviamente mi ha detto dai, ci do un po' di stucco, si fa insomma in qualche modo. No, ci metto un poster, si copre tutto, ovviamente il modo più veloce. Comunque no, qua ok, c'è il tablet semplicemente che spunta da dietro, ragazzi, praticamente soltanto estetica. Se si accende, ok, perché praticamente non lo uso per niente. Non so nemmeno come... come cavolo si accende? Scusatemi ragazzi. Ah, ok. Abbiamo fatto una traslazione verso l'alto. Comunque vabbè, tablet, Windows 10 normale, si può vedere. Lo uso in genere quando devo andare a giro da qualche parte, per i viaggi. È comodo se devo fare qualcosa, cioè di leggero. Se devo ovviamente fare qualcosa riguardante i video, ci posso giocare a Minecraft, ma non... non riesco a registrarci, ecco, perché fa 30 frame al secondo, non è tantissimo. E lo uso in combinazione con questo qua,
che un hub USB. Cioè, ragazzi, guardate, questa qui è molto figo. Da qua c'è, se lo mette a fuoco. Ok, ha deciso di metterla a fuoco. Vabbè, chi se ne frega. Questo qui c'è la mini USB attaccata. E poi qua semplicemente ci sono le prese USB, quelle lì per le memorie, robe varie. Insomma, è utile per un tablet, magari che non ha gli attacchi. E anche se questo qui dovrebbe averci un attacco USB da qualche parte, ma non ne sono sicurissimo. Comunque, carino, nulla di spettacolare. Facendo un giretto, sbam. Ah, ovviamente, ragazzi, le cuffie. Non ve le fate vedere, sono quelle dell'ultima volta, cioè non sono proprio quelle lì, quelle dell'ultima volta mi si stavano un pochettino rompendo. Siccome le ho trovate veramente ottime come cuffie, ho preso invece delle, come cavolo si chiamano? Gamecom 780, ho preso le 788 che è il modello leggermente dopo, ma non cambia assolutamente nulla. Classica sedia che c'è sempre stata. E poi vabbè, passiamo subito qua. Qua c'è tipo un classico aggeggino che guardate, l'ho tamarrato, tipo c'è scritto Top Lezzo, cosa del Turtle Beach che l'ultima volta che ho fatto un video non c'era. Simbolo rese che forse c'era già. E poi questo qui che è un pochettino più tamaro, come si può vedere dalle luci. Computerino tattico che non uso mai, qua un po' di cose sparpagliate a caso. E qua ci dovrebbe essere in teoria la seconda postazione che posso definire mezza gaming. Qua c'è un computer Acer di qualità abbastanza scadente che non uso mai. Questo schermo qui l'ultima volta lo utilizzavo in combinazione con non mi ricordo quale computer di questi due, però forse questo qua. Ora non è più così perché guardate qua cosa c'è. A parte la Nutella, ragazzi, che mannaggia, non l'ho comprata io. Io non voglio diventare tipo, però me l'hanno comprata su Amazon. Mai lasciare il telefono a persone che si conoscono ma che fanno cose su Amazon. C'è questa pennina qui, ragazzi. Questa pennina qui, volevo farci la recensione ma alla fine non l'ho mai fatta. È un computer. Come si può vedere qua c'è una presa HDMI. E praticamente con uno switch, non so perché, ah sì, perché c'è lo switch femmina-femmina, perché vabbè era un po' un casino qua, o no, sì, femmina-femmina lo switch, perché praticamente se non si attaccava andrebbe attaccata direttamente a un televisore, però il mio televisore, che questo monitor qui praticamente c'ha la vecchia presa che non è HDMI, insomma un casino assurdo, e un computer questo qui c'ha le prese USB direttamente. Infatti qua sotto c'è una tastiera, che questa tastiera qui è quella collegata a quella pennina lì, cioè ragazzi, cose anomale. Poi vabbè, comunque non so se l'avete visto, sbam, cuffie illuminate, perché appunto sono collegata a quest'altro computer che qua ci devo montare un video, ragazzi. Sì, uso Camtasia per montare i video perché mi torna comodo e va abbastanza buono come programma, perché ragazzi, vi ripeto, siccome sto facendo le cose abbastanza di fretta perché devo partire, faccio su un computer e mentre renderizza vado sull'altro computer. Questo qui è quello che mi porto sempre a giro nei viaggi. Non lo metto a fuoco, ne ok, metto a fuoco un i7, c'ha una 710, una GT 710 dentro. Per giocare a Minecraft si gioca abbastanza bene, se non è moddato, sul vanilla si va intorno ai 100 e passa FPS con una qualità decente. Purtroppo lo schermo è poco più del 720, non è 1080. Laggiù dietro c'è un tablet abbastanza lezzo, non lo uso mai sinceramente, sta lì. E qua c'è la cloche che non vi ho mai fatto vedere, quella che insomma servirebbe in teoria per guidare gli aerei e tutto, la usavo quando ero piccino, infatti penso abbia un bel po' di anni. Qua dietro, ragazzi, che è quello che si vede sempre nei video, ci sono, non so se l'avete mai visto bene, dei disegni che mi avete fatto voi, ogni ragazzo ogni volta che me li fate, i più carini in genere tendo ad appenderli. Non vi offendete se poi li levo, ma non è che sono più brutti, ma semplicemente anche ora che vado al Romix, magari mi darete qualcosa, qualcuno di questi magari verrà rimpiazzato. Comunque, nulla di particolare, sono carini. Alcuni un po' stropicciati, forse perché l'ho trattati male io, e niente. Bandiera dell'Italia perché noi siamo italiani, anche se qui è coperta dalla maglia Ma i deboli, che in teoria dovrebbe stare un pochettino più in qua, ok, Ma i deboli, e qua maglietta Lezzo De, che è una maglietta ovviamente lezzissima. Semplicemente qua in mezzo alla stanza, ragazzi, c'è un po' di spazzatura, come potete vedere, scatoloni messi a caso che non ho mai levato, qua addirittura c'è, ah sì, la scatola della tastiera, e qua c'è un'altra tastiera, ragazzi, che ho comprato ed è ancora tipo lì, e non chiedetemi, non fate domande per favore, perché è imbarazzante la storia per cui l'ho comprata. Qua c'è il treppiede che in genere uso per registrare video, e qua la luce che uso, ragazzi, è un'ottima luce. Vediamo se funziona, non so, penso sia scarica. Oh cazzo, mi ha accecato. Ok, penso funzioni. E guardate che cavolo di luce fa, cioè, così al massimo, cioè, boia, che luce. E ovviamente c'è i filtri, tipo, se levo il filtro, così, ve lo metto al minimo magari. Ok, luce arancione, cioè i filtri di vari colori, e il filtro non se ne esce, quindi non ve lo faccio vedere, vabbè. Diciamo che tutto sommato, ragazzi, è una postazione abbastanza onesta. C'è praticamente questi pezzettini qui che non vi ho fatto vedere, qua c'è semplicemente il drone, un po' di schifezze che non ha senso farvi vedere, quindi ve le mostro così alla svelta. Qua ci stanno i pass per ricordo che ho tenuto delle fiere, tipo questo qui e del Romix dell'anno scorso. Questo è il Games Week dell'anno scorso, questo è il Festival del Nerd, poi
Poi qua ci stanno tutti i giochi, nulla di particolare, il Cosino Razer qua è abbastanza carino, anche se c'è di meglio comunque. Questo qui invece me l'avete date voi al Festival del Nerd, mi sembra. E qua, ultima cosa, c'è tipo il trenino con GTA dietro, vabbè, metano, ragazzi, top, top. Si legge bene, sì, metano, sbam. E quindi niente, ragazzi, questa più o meno è la mia postazione da gaming. Io ho detto che ultimata, in verità non è ultimata, ragazzi, perché come tutti voi saprete, quando si ha una postazione da gaming più o meno decente, anche schifosa, tutto quello che volete, si tende sempre a metterci qualcosa di nuovo, andate a comprare delle cazzatine da metterci per renderla decisamente più carina e tutto. Quindi ragazzi, per ora è questa, quando ci saranno dei grossi cambiamenti magari vi aggiornerò, ve li farò vedere, ma per il momento è questa tamarrata che vedete qui alle mie spalle. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video lezzissimo, che appunto siete voi ad avermelo chiesto, quindi ho detto perché non farlo, me l'avete chiesto, è una cosa che avevo un pochettino in testa pure io di farla, già che finalmente dopo 3 anni, perché l'ho cominciato 3 anni fa questa roba, sì, perché il computer l'ho comprato 2-3 anni fa, quello lì, quindi più o meno 3 anni che ho cominciato a farmi tutto questo, dopo tantissimo tempo finalmente l'ho ultimato, e quindi ho detto via, ve lo faccio vedere, già che c'ho un canale, quindi si fanno video sul canale. Comunque ragazzi, appunto, spero che questo video bellissimo vi sia piaciuto, e quindi ciao a tutti!